Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi finalmente siamo giunti con il video della presentazione di questa attesissima nuova moto. Mi raccomando raga, un bel mi piace e un commento per farmi sapere la vostra opinione. Prima di iniziare col video però devo obbligatoriamente farvi vedere degli acquisti che ho fatto per questo 2021. Perché se un anno fa ho upgradato il mio setup con questa fotocamera, per questo 2021 oserei dire che ho un po' esagerato. Ho comprato una nuova fotocamera con tutto un setup dietro, con microfono professionale, quindi adesso, visto che mi sono arrivate giusto in tempo per fare il video presentazione di questa nuova moto, vi faccio vedere cosa ho comprato. Fino a questo momento io ho sempre utilizzato la mia Sony Alpha 5100, che però da oggi ci abbandonerà, proprio perché ragazzi ho acquistato lei, Sony Alpha 6600, una fotocamera semiprofessionale, da come ho letto in giro, che ha una qualità davvero pazzesca rispetto alla mia attuale 5100. Questa costa veramente un sacco. Non voglio farvi vedere quanto costa, ma costa davvero tanto se andate a cercarla. Oltre a lei, oltre alla fotocamera, raga, non poteva mancare un microfono serio. Ho investito un po' di soldi e ho comprato finalmente un microfono professionale, un Rode con batteria integrata, quindi diciamo questo è l'unico problema che ha. Però vi posso assicurare che è davvero tanta roba, altro che questo microfono della 5100. Questo raga è il nuovo microfono che utilizzerò per questo 2021. Un Rode, questo è il modello Rycote, non so se si legga così comunque, questo è il modello. Batteria integrata, già montata perché non riuscivo ad aspettare questo video. Poi raga, visto che in tanti video c'era una luminosità bassa, ho acquistato anche un faretto piccolino da attaccare a questa nuova Sony Alpha 6600, però il tutto non volevo utilizzarlo con gli attacchi originali perché altrimenti mi avrebbe coperto lo schermetto. Infatti ho comprato tipo un adattatore per microfono e faretto che ci servirà tutto l'anno. Quindi adesso raga, monto tutto quanto e andiamo a vedere questa nuova moto. Mentre raga, questa è la qualità audio e video di questa nuova fotocamera, di questo nuovo investimento che ho fatto in vista di questo 2021 che arriverà a breve. Quindi raga, di tutto ciò, godetevi il video. Ebbene sì raga, la mia nuova moto è un KTM SXF 450. Vi sarete fatti sicuramente moltissime domande, principalmente perché su Instagram, se non lo fate ancora seguitemi, il link è in descrizione, vi ho lasciato davvero molti indizi su questa moto. Però tutti questi indizi non portavano alla vera moto, portavano ad un altro marchio. Infatti vi ho fatto credere prima con un 125 e poi con un 450 di essere passato a Yamaha. Invece no raga, quest'anno passiamo ufficialmente a KTM con questo 450 SXF da cross che potete vedere.
Parliamo un attimo della moto KTM SXF 450 del 2019. La moto non è nuova, è un usato con circa 40 ore di utilizzo, verificato direttamente in concessionario KTM, quindi effettivamente a quelle ore lì. Come potete notare, la moto ha già uno scarico completo a Krapovich, che è davvero tanta roba. Invece per quanto riguarda il resto è totalmente originale, ha le plastiche nuove, ma del resto è una moto usata. Il vecchio proprietario faceva enduro con questo 450, quindi secondo me non è mai stata sfruttata appieno. Quindi credo che queste 40 ore, che ha realmente la moto, siano insomma 40 ore di passeggio dell'enduro. Perché ho comprato questo KTM 450? Come avete notato, negli ultimi mesi VM Racing ha sfornato davvero molte novità e tante di queste non sono ancora uscite. Sicuramente le vedrete nelle prossime settimane. Tutte queste novità montano su questo KTM 450. Non posso spoilerarvi nulla perché potete trovare tutto quanto nel loro profilo Instagram e sul sito, ma fidatevi che sono davvero delle bombe. Vi chiederete perché non ho comprato una moto targata? Semplicemente perché, raga, da quando sono andato a fare l'ultima pistata, che avete visto nel canale, se volete andare a vederla ve la lascio nella in alto a destra, ho capito che la strada è una zona molto pericolosa dove molte persone si fanno male, e specialmente avete notato che io non sono stato proprio fortunato in strada. Quindi ho preferito comprare una moto da pista, pronto pista, pronta da trasformare in futuro con un progetto che abbiamo organizzato per i prossimi mesi. Non sono rimasto sul due tempi semplicemente perché raga, avevo bisogno di questa novità, avevo bisogno di cambiare totalmente la mia moto, volevo proprio stravolgerla. Quindi basta due tempi, neanche iniezione, un 450 pronto pista da sfruttare al 100%, o almeno ci proveremo, nel 2021. E voi raga, che ne pensate di questa moto? Vi piace? A me tantissimo, ne sono rimasto davvero innamorato fin dal primo minuto. La stavo cercando da davvero tantissimo tempo e finalmente ho realizzato questo piccolo sogno che avevo. Quindi raga, spero che questo piccolo video presentazione vi sia piaciuto. Se avete consigli da darmi di qualsiasi tipo, scriveteli qui sotto nei commenti, specialmente riguardanti questa nuova moto. Nelle prossime settimane vedrete questa moto veramente cambiare da così a così. Quindi raga, io vi aspetto, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati per tutte le nuove pubblicazioni. E basta, ci vediamo al prossimo video, ciao! You and me, and how careless.